Qualche mese fa, Capcom confermò l'arrivo su PC e console casalinghe, Wii U compresa, di Resident Evil Revelations, in una versione potenziata tecnicamente ed arricchita di alcuni elementi. Grazie ad un codice preview gentilmente fornitoci dal distributore, abbiamo avuto modo di provare la prima metà della campagna e qualche missione in modalità raid. Essendo Resident Evil Revelations una conversione dell'omonimo titolo 3DS, non ci attenderanno grandi novità. Se non conoscete questo apprezzato episodio portatile, sappiate che vi metterà nei panni di Jill Valentine, ma non solo, che guiderete alla ricerca di Chris Redfield, scomparso a bordo della nave da crociera qui in Zenobia. Il setting scelto rappresenta uno dei punti forti di questo episodio, che al contrario del sesto capitolo canonico, uscito ad ottobre, tenta di recuperare i tratti della serie originale. L'atmosfera oscura e tesa, i numerosi enigmi ed oggetti da cercare e le poche munizioni sono infatti elementi che distinguono Revelations dalla deriva action inseguita ultimamente dagli altri Resident Evil. Le creature che ci ritroveremo ad affrontare non saranno i classici zombie, ma aberrazioni genetiche derivate da armi biologiche. La trama propone gli stilemi a cui i fan sono abituati, assurda ed intricata come da tradizione. Il ritmo ci è parso buono e conoscendo già il titolo originale, sappiamo che ci attenderà una campagna ben orchestrata, distribuita su 12 episodi per una decina di ore di gioco. Ad allungare la permanenza del disco nelle nostre console ci dovrebbe pensare poi il nuovo livello di difficoltà Infernal, da affrontare una volta terminato il titolo, con personaggio ed equipaggiamento potenziati. Il passaggio alle console casalinghe pare non abbia presentato particolari grattacapi agli sviluppatori, che propongono un sistema di controllo in stile sparatutto in terza persona, permettendo movimenti piuttosto fluidi sebbene classicamente più lenti rispetto ad un Gears of War. I livelli ambientati sulla nave ci hanno fatto tornare con la mente alla mitica magione del primissimo Resident Evil, grazie ai corridoi bui e a lunghe fasi di esplorazione. La mappa è piuttosto articolata e costringe a continui avanti e indietro alla ricerca di chiavi e passaggi alle sezioni successive. Sono molti poi anche i segreti, spesso utili per procurarsi armi più potenti o modifiche, incentivando ulteriormente la perlustrazione della nave. La campagna è piuttosto frammentata, con continui flashback che traghettano il giocatore in altre zone del mondo, mettendolo al comando di altri personaggi al fine di descrivere l'intricato plot. Abbiamo trovato queste sezioni men più action e lineari, utili per variare l'esperienza ed allontanare il pericolo noia. Come detto, non ci sono grosse sorprese, ma fa piacere verificare come la medesima campagna sia godibile seduti sul proprio divano esattamente come lo era con in mano il portatile Nintendo. Terminati 6 episodi a disposizione nel codice preview, abbiamo fatto qualche partita nella modalità raid, arricchita con inediti personaggi ed armi. Questa opzione di gioco permette di affrontare gli stessi livelli della campagna, ma questa volta utilizzati come arene dove si dovranno eliminare i nemici mentre si tenterà di raggiungere l'uscita. Grazie al negozio, agli upgrade delle armi e al livello che scandisce la crescita del proprio profilo, la modalità raid gode di una certa profondità. Inoltre sarà possibile giocarla anche in cooperativa. Il gameplay promette un'esperienza che miscela abilmente l'atmosfera classica della serie con un sistema di controllo moderno e reattivo, senza soffrire il passaggio dalla console portatile a quelle casalinghe. Questo discorso vale in larga parte anche per quanto riguarda il comparto tecnico, anche se in questo caso l'origine si fa un po' sentire. Per un giudizio definitivo in tal senso, bisogna ovviamente attendere di avere in mano la versione finale del titolo, ma da questa prova abbiamo potuto evincere da un lato un lavoro ben fatto di potenziamento dell'aspetto estetico originale, dall'altro molte texture, soprattutto degli ambienti, non nascondono la provenienza di Resident Evil Revelations. Fortunatamente già su 3DS il titolo aveva messo in campo prodezze tecniche non indifferenti, tenuto alto dalla direzione artistica e da dei buoni modelli di personaggi e mostri. Dal canto suo si fa notare l'ottimo accompagnamento sonoro e il doppiaggio in italiano completo. Questo primo corposo assaggio di Resident Evil Revelations ci fa ben sperare per la riuscita della conversione. L'originale 3DS si era fatto notare a suo tempo per l'ottima qualità, proponendosi come un capitolo della serie solidissimo e ben più riuscito dell'ultimo nato Capcom. L'upgrade estetico è ben visibile, seppur non del tutto sufficiente, viste alcune texture ancora da rifinire. A parte questi dettagli, Revelations promette di soddisfare gli appetiti di tutti i fan della serie Resident Evil. Resident Evil Revelations è un survival horror sviluppato da Capcom e distribuito da Halifax, in arrivo il 24 maggio 2013 per PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. Per articoli, soluzioni e news visitate games.it.